Io partirei dalla mia sinistra, padre e figlio, proprio perché entriamo subito in medias res, entriamo nel vivo, nel cuore del nostro tema. Nicola Raffaele Ravera, loro hanno, io pensavo, si sente? Sì. Noi siamo l'unico paese al mondo in cui i leader della sinistra scrivono romanzi. Walter Veltroni ha scritto tre o quattro romanzi, neanche lo seguo più. Franceschini ha scritto, anche lui mi pare, tre romanzi. Sì, tre romanzi. Uno gliel'ho presentato anch'io, vi confesso. Insomma, i leader della sinistra si scoprono una vocazione affabulatoria, questo è abbastanza straordinario, ma in realtà abbiamo un altro primato e stasera sono lieto di svelarvelo se già non lo conoscete. Noi siamo probabilmente il primo paese in cui esce un romanzo che è stato scritto dal padre e dal figlio, un romanzo quindi scritto a quattro mani, appunto da Mimmo e Nicola. Il romanzo si chiama L'ultimo Requiem ed è pubblicato da Longanesi. In realtà proprio quest'anno è uscito un altro romanzo scritto da un padre e da un figlio, Scazzi si chiama, di Michele Nicolanini, ma in realtà c'è un botta e risposta in quel romanzo, non è stato scritto a quattro mani. E perché parto da loro? Perché il loro libro è anche una risposta involontaria proprio al problema, al tema di oggi, insomma, e quindi il tema del confronto generazionale. Quando lo leggevo mi chiedevo, ma cosa può unire oggi un padre e un figlio? In un mondo come il nostro, in cui, come sapete, il problema dell'educazione viene riformulato, il mondo di oggi muta così in fretta che qualche volta uno si chiede, ma i genitori hanno ancora qualcosa da insegnare ai figli? No? E poi ancora la figura paterna, ormai c'è una bibliografia fittissima su questa faccenda della estinzione della figura del padre, il padre perduto, il padre, penso ai libri di Massimo Recalcati. Prima Valerio Magrelli mi faceva notare che ironicamente che è un mio amico fraterno, nel senso che l'ho stroncato due volte Massimo Recalcati, ma non per altro, perché Massimo Recalcati ha scritto tante cose pure importanti, secondo me ultimamente tende a diventare un po' una specie di star mediatica e quindi è un po' vittima del suo stesso personaggio narcisista, però ecco, sul tema del padre ha scritto pagine importanti e anche lui ha parlato del padre come testimone indebolito, perché si limita quasi a testimoniare al figlio la propria disarmata presenza. Quindi, crisi della figura del padre, appunto il padre perduto, difficoltà oggi di insegnare qualcosa alle nuove generazioni. Leggendo il loro libro mi chiedevo, ma cosa li unisce veramente al padre e al figlio? Oh, il romanzo si chiama L'ultimo Requiem ed è una specie di noir che ricostruisce la storia dell'Italia, la storia politica del nostro paese dalla strage di Bologna dell'81 fino agli anni 90, fino alle stragi di Falcone e di Borsellino. Ho anche scritto che il libro mi ha ricordato, proprio per il ritmo che ha, il cinema politico di Gillo Pontecorvo, più ancora di tanta fiction americana che vediamo tutti i giorni. Ecco, mi sono dato una risposta. Quello che unisce il padre e il figlio è una ricerca della verità, una elementare ansia di verità che hanno entrambi.
E questo mi sembrava molto bello. Cioè, insomma, sia Mimmo che Nicola vogliono saperne di più su questo nostro passato recente. Vogliono saperne di più sui misteri, sugli intrighi di Stato, sull'intreccio di mafia e politica che ha caratterizzato appunto la nostra storia recente, sulle stragi che hanno costellato quei decenni. Per fare questa cosa, per ricostruire il nostro passato, scelgono un genere letterario, il noir, che è un genere anche che va di moda nel nostro paese. Ecco, secondo me loro rispettano il codice del noir, rispettano le retoriche narrative del noir, però vanno oltre i confini del noir, perché poi la loro diventa appunto quasi una controstoria dell'Italia. Di questo magari parliamo anche tra un po'. A questo punto gli darei la parola. Ecco, allora, partiamo dal figlio, da Nicola. Questa è mia chiave di lettura, cioè l'ansia di verità, come un collante tra padre e figlio. Ti sembra una chiave di lettura pertinente? Buonasera, intanto. Sì, mi sembra assolutamente pertinente, perché noi siamo partiti per scrivere questo romanzo da un cortocircuito generazionale, in qualche modo. Il romanzo comincia il 2 agosto dell'80, quando esplode la bomba alla stazione di Bologna, e a un certo punto ci siamo resi conto che quel giorno io avevo un anno e lui aveva l'età che io ho adesso, 35. E a quel punto ci siamo detti, è passata un'intera generazione, è saltata un'intera generazione e non ci è ancora stato detto com'è andata quel giorno, chi è stato, chi erano i mandanti. Poi in questo modo di raccontare la cronaca e poi la storia che c'è in Italia così fumoso, no? Ci sono sempre dei mandanti, delle eminenze grigie, dei poteri oscuri che non hanno mai un volto e un nome. Allora abbiamo provato a immaginarci, con il potere della letteratura, quei volti, quei nomi e quei gesti, non volendo assolutamente con questo raccontare una verità storica o processuale, ma facendo appunto quello che la letteratura può provare a fare, cioè evocare, dare un volto possibile, un nome possibile. E quindi sì, rispetto a quello che tu dicevi, assolutamente sì. Io sono stato probabilmente educato da lui, da mia madre, quando ero più piccolo, a questa sorta di indignazione rispetto a alcune pagine oscure di questo paese. Probabilmente in questo ho avuto una figura paterna non indebolita e non estinta, come potete notare. Stinta forse, ma estinta no. Sì, prima della sua risposta... Però voglio anche dirvi una cosa, che io, recensendo il loro libro, mi sono avventurato in un'impresa spericolata. Cioè ho detto, sapete che vi dico, è scritta a quattro mani, ora voglio provare a ipotizzare quale parti però ha scritto Mimmo e quali parti ha scritto Nico. Ho toppato miseramente. Per esempio, dico questa frase, c'è una frase a un certo punto nel libro che dice: settembre in Sicilia è uno strazio di pause e di sospensioni. Io dico, questa frase è di Mimmo, ma perché? Perché Mimmo appartiene grosso modo alla mia generazione. Noi siamo una generazione molto sentimentale, noi ci siamo formati su Francesco De Gregori, su García Márquez, grande autore ma un po' dolciastro, forse si può dire. Allora ho detto, questa frase, che è una frase che ha questa specie di iperlirismo, non può che essere di Mimmo, che appartiene alla mia generazione, invece era di Nicola. Ecco, poi se ti va, a parte anche tu, ti chiedo questa faccenda della verità, ma poi dimmi anche qualcosa sulle vostre differenze stilistiche. No, buonasera anche da parte mia. Sulla faccenda della verità non dico altro, perché ha detto tutto Nicola, è andata esattamente così. Cioè, che noi volevamo provare con la letteratura a colmare questa specie di vuoto che sembra ormai un destino irreversibile dell'Italia. No, noi non sapremo mai chi erano questi misteriosi signori che pure hanno provocato tanti morti,
tante vittime. Andando invece appunto, se vuoi, al rapporto, ma io volevo intanto dire una cosa più in generale sul rapporto genitori figli, riallacciandomi ai discorsi tuoi recalcati eccetera, e alla figura paterna. Ecco, parto da quello che hai detto te: noi ci siamo formati, noi generazione nostra, mia e tua, ci siamo formati su De Gregori, su Marx, ecco, il problema è che pure la sua generazione si è formata su De Gregori e Marx, cioè voglio dire, andando al sodo di quello che voglio dire, è che sarà ormai una banalità sociologica, ma è assolutamente vero, questo tema, no, dell'orizzontalità delle generazioni, cioè il fatto che le generazioni erano, fino alla nostra, erano verticali, cioè c'era il padre sopra, il figlio sotto, non in senso negativo o positivo, ma come trasmissione, no, di... E invece adesso siamo tutti sulla stessa linea, siamo... E casomai l'indebolimento del padre che può vedere calcati è proprio su sto fatto che c'è una specie di doppia commistione, cioè il padre cerca di assomigliare al figlio e il figlio cerca di assomigliare al padre, e quindi non c'è più uno scatto netto nelle generazioni. Dopodiché è chiaro che tutto questo può provocare delle cose anche belle, come nel nostro caso, io credo che sia, a parte che è un record, io infatti se me lo dici tu, io l'ho chiesto a un sacco di gente, critici, giornalisti, ditemi un altro caso in cui un padre e un figlio hanno scritto un romanzo insieme, un romanzo, non una roba, il padre da una parte e il figlio dall'altra, come Ammanniti e suo padre, no? No. E quindi ci può succedere questo, può succedere invece qualcosa di molto brutto nel momento sul tema dell'orizzontalità, ma voglio dire, in questo caso, come diceva Tolstoi, le famiglie felici sono tutte uguali, sono felici in modo uguale, le famiglie infelici sono tutte infelici in modo diverso. Nel caso nostro sì, si può parlare di una situazione felice, che è arrivata al punto di farci scrivere insieme a quattro mani un romanzo. Adesso magari poi continuiamo a parlare di questo tema, non vorrei rubare troppo spazio. Torniamo su questo. Sì, torniamo su questo. Allora, adesso ci spostiamo su Silvia Ballestra. Ora, voi dite, ma insomma oggi si parla di padri e figli, no? Ecco, quindi Silvia Ballestra potrebbe essere un'imbucata, non so, una figura anomala, invece non lo è per niente, ovviamente, perché ci aiuta tantissimo invece anche lei, tra l'altro, a riflettere, perfino sulla paternità, come tenterò adesso di dire. Allora, Silvia Ballestra ha scritto tantissimi romanzi, e anche non solo romanzi, ha scritto memoir, ha scritto libri di vario genere, ricordo soltanto il compleanno dell'Iguana, credo il primo, che è del 91, e l'ultimo, Amiche mie, che è uscito quest'anno. In particolare io sono molto legato al suo secondo romanzo, La guerra degli Antò, questa, no, l'epopea degli adolescenti pescaresi, che è del 92. Ora, in Amiche mie Silvia mette in scena quattro donne, quattro madri e mogli, le quali si riuniscono attorno al tavolino di un caffè. C'è questa cosa molto bella, come in certi racconti di Chekhov, quando la gente si riunisce, no, e si raccontano le cose, o come nei film di Woody Allen, no? Lì è un libro molto bello perché mette insieme, secondo me, affabulazione e moralità, ecco, quindi c'è il gusto del racconto, ma c'è anche tentativo di meditazione morale sul nostro presente. Le quattro donne parlano ognuna di sé, della propria famiglia, e in particolare una delle donne, Vera, è un po', credo, il polo magnetico del libro, perché lei parla di una famiglia in cui il marito è disoccupato, ha perso il lavoro, e quindi lei si trova a fare il pater familias anche lei. Ecco, allora, la prima cosa che volevo chiedere a Silvia è questa.
proprio perché il padre è una figura scomparsa, no? E su questo c'è appunto una grande bibliografia. Tra l'altro non è un tema così accademico, è un tema che riguarda ciascuno di noi nel nostro quotidiano, nei problemi dell'educazione dei figli. A volte le madri si trovano a dover surrogare il ruolo paterno, il che non va tanto bene per me, ma mi piace sentire la tua risposta ovviamente. Perché non va tanto bene? Per una ragione molto semplice, perché secondo me la figura paterna maschile probabilmente è quella più legittimata a affermare, come dire, l'onnipotenza, il delirio di onnipotenza del figlio, cioè il padre... Temevo della madre. Eh? A questo punto temevo che tu dicessi il delirio non della di madre, onnipotenza non della madre, della del figlio. No, nel senso che ho idea che certamente anche la madre può farlo, però il padre, come, ripeto, come figura simbolica, riesce a mettere di più dei confini. Nessuno di noi auspica padri autoritari, ma padri autorevoli, sì. No, oggi i padri non mettono più dei divieti perché hanno paura di perdere l'affetto dei figli se mettono dei divieti. Ecco, questo è un po' il problema, uno dei problemi di oggi. Eppure, secondo me, quella è la figura simbolica, l'unica che dovrebbe essere più in grado di fermare il delirio di onnipotenza dei figli. Se la madre si mette a surrogare questo ruolo, a parte che la madre si trova ad avere forse un peso enorme, ma poi anche qui, dal punto di vista proprio storico, il principio materno, femminile materno, è più legato al perdono, è più legato ad altre cose, alla comprensione. Ecco, mi piacerebbe sapere molto la tua opinione su questo tema. La mia opinione, buonasera a tutti, la mia opinione è che io ti seguo sul solco che hai individuato per questo dibattito, ma che è anche il tema di questi mesi, perché poi... Insomma, lo sappiamo, il grande fenomeno editoriale dell'anno è stato il libro di Michele Serra, Gli sdraiati, parlo da un punto di vista commerciale, ma non solo, perché questa qui ormai è un'etichetta che si è imposta, tant'è che io ho un figlio di 15 anni che non ne può più perché quando gli presento degli adulti gli chiedono subito ma tu sei uno sdraiato e lui dice vaffanculo, cioè, non nominatemi mai più gli sdraiati perché è diventato veramente un marchio terribile che adesso viene appioppato a ogni adolescente o giovane uomo. No, però è un dato di fatto che in questi mesi io poi sono anche nella commissione di un premio, per cui ci siamo trovati proprio a vederci sfilare davanti tantissimi libri scritti da scrittori maschi sul tema appunto o di figli che si rivolgono ai padri o di padri che si rivolgono ai figli. Però ecco, colpisce questa cosa, colpisce perché c'è una proliferazione sicuramente, no, in questi mesi di libri che parlano di questo tema, in entrambe le direzioni, noto. Quindi rispetto a quello che dicevi tu, sicuramente c'è un tentativo di in due direzioni di cercare un dialogo, di interrogarsi su un ruolo. È sicuramente un ruolo che sta cambiando, quello del padre, così come sta cambiando quello della madre. Siamo dentro un cambiamento delle relazioni familiari, indubbiamente, credo da una ventina d'anni a questa parte, per i motivi che sappiamo, perché è cambiato proprio lo statuto, sono cambiate le leggi che riguardano la famiglia, per cui ci troviamo a confrontarci con un tipo di famiglia che è quella allargata, che per secoli è stato inconcepibile, ma adesso è più o meno la situazione più comune. Direi che la famiglia tradizionale non si dà più, però siamo di fronte alla novità, quindi queste nuove relazioni comunque vanno gestite, vanno pensate. Quello che poi ho tentato anche di raccontare nel libro sono appunto questi nuovi equilibri che si creano, no? Perché poi le quattro donne che ho raccontato, che sono quattro donne milanesi, quindi metropolitane, sono le donne di questi anni che hanno a che fare anche con il lavoro che c'è, non c'è, e anche appunto con queste famiglie che si formano e poi si sfasciano molto spesso perché
si trovano nuovi partner, nuovi compagni e gli uomini, padri, pur con figli piccoli, si rifanno delle famiglie, perché questo è fisiologicamente possibile per un uomo, un po' meno per una donna a una certa età, perché finisce, diciamo, l'età fertile, però un uomo può andare avanti comunque a costruire, a ricostruire, a ricominciare e quindi anche a ripensare il suo ruolo di padre, perché si è padre di primo letto, di secondo, in modo diverso, perché cambia l'età e cambia la storia e ci sono proprio equilibri. E quindi, insomma, il mio tentativo è stato un po' di guardare appunto a queste nuove, a questi nuovi equilibri, a come andare avanti. Però secondo me siamo tutti quanti immersi in un momento di cambiamento che quindi ci riguarda tutti, riguarda i padri, le madri e anche i figli. Rispetto all'autorevolezza, sì, è un problema, però in realtà qui faccio un passo indietro, perché a me, cioè, l'idea di pensare il padre come quello che dice no, che dà le regole, eccetera, mentre la mamma, su questo non ti seguo, no. Questo dipende proprio veramente dalle singole personalità, perché ci possono essere madri molto autoritarie. Io vengo da una famiglia di donne, nel senso che a casa mia, insomma, ho tantissime zie, una nonna alla quale ho anche dedicato un libro, che era quella che ti dava le chiappate, le chiamava lei, cioè erano proprio pizzicotti nel sedere, cioè era lei poi che distribuiva i ceffoni, perché i maschi di casa non l'hanno mai dati, per esempio. Quindi dipende molto appunto dalle singole persone, okay, da quel ruolo lì proprio. Ti ringrazio. Sì, mentre parlavo poi pensavo che effettivamente io, a mio figlio ha 24 anni, io associerei a lui qualsiasi aggettivo voi possiate trovare nel dizionario, tranne sdraiato. Sdraiato proprio, non perché, è inquieto, fa troppe cose nello stesso momento, chissà, sfuggente. Forse a lui io appaio sdraiato nei miei privilegi di status. Ecco, quindi quello sdraiato per me è qualcosa di misterioso. Vabbè. Allora, il problema dell'educazione, appunto, padri, abbiamo detto, autorevoli e non autoritari. Io con mio figlio ho avuto spesso questo problema, come fare a trasmettergli dei valori senza però, senza violare la sua identità caratteriale. C'è un'immagine molto bella di Dante, della Divina Commedia, che potrebbe essere un modello educativo. Quando nel paradiso Dante e Beatrice nel primo cielo entrano dentro la luna, perché per gli antichi la luna era fatta di una materia gassosa, quindi uno entrava dentro la luna, no? E ci sono questi versi molto belli che dice Dante: per entro sé l'eterna Margherita, la luna era una margherita, un gioiello, ne ricevette, ci ricevette, come recepe acqua di luce, come l'acqua recepe raggio di luce permanendo unita, cioè come il raggio di luce entra dentro l'acqua, quindi penetra nell'acqua, però non scardina la struttura dell'acqua, non viola l'identità dell'acqua. Dice così Dante: io e Beatrice siamo entrati dentro la luna senza scompaginarne l'unità. Questa immagine, potrebbe essere un modello pedagogico, cioè riuscire a influenzare i nostri figli e quindi trasmettere i nostri valori, ma senza scardinare la loro struttura psicologica, la loro struttura caratteriale. Ecco, questa cosa tu come la vedi, Mimmo? Vorrei sentire Nicola, se si è sentito che le sue molecole psichiche venissero, come dire, scardinate dal raggio. Poi dopo rispondo io. Sì, ma io penso che questo faccia parte di qualunque buon rapporto genitori-figli, in modo probabilmente un po' immutabile, un po' indifferente in queste ultime generazioni. Quello che è abbastanza particolare, secondo me, per quelli che hanno la mia età oggi, è, vorrei sbagliarmi, che noi facciamo parte di una generazione per certi versi di giovani vecchi. Siamo la prima generazione che non ha
operato una cesura storica molto forte dalla generazione precedente. Siamo la prima generazione che non ha avuto né una guerra mondiale né un omicidio simbolico come è stato il 68. Questo ci ha portato probabilmente a essere una generazione che è l'ultima propaggine di qualcosa che sta finendo. Cioè io che sono nato nel 1979, ma insomma, che faccio parte di quelli che avevano 20 anni nel 2000, sono ancora completamente un uomo del Novecento. E qui mi ricollego al discorso di prima di De Gregori e Marquez. Per questo probabilmente mi trovo anche a mio agio a scrivere un romanzo che parla di terrorismo, che parla di stragi di Stato, perché faccio ancora parte di quello. Ho la sensazione che la prima generazione post-cesura sarà quella dei nativi digitali, questi ultimi, quelli nati con Facebook a 7 anni, perché poi la rivoluzione digitale, ho la sensazione, ma probabilmente lo scopriremo più avanti con consapevolezza, che non sia internet inteso come Google, ma sia internet inteso come Facebook o come social network, cioè la nascita di una forma di pensiero differente che porta poi a una struttura, a una comprensione del mondo differente. La mia è identica alla vostra per molti versi, ho studiato sugli stessi libri, ho parlato lo stesso linguaggio, probabilmente in un taglio leggermente differente, ma più o meno. L'altra cosa, secondo me, riguardo a quello che dicevi su tuo figlio, è che chi ha 24 anni oggi, secondo me, sta già diventando grande nell'era della crisi, per cui sdraiato pochissimo, hai ragione. Ancora più di quelli che hanno la mia età, loro sono quelli che si stanno affacciando al mondo del lavoro, affacciando alla vita adulta in uno dei periodi peggiori degli ultimi 60 anni, quindi secondo me altro, veramente tutt'altro che sdraiati. Ecco, quindi abbiamo, credo che abbia risposto anche per me, Nicola, alla tua domanda. Io, d'altra parte, sia io che sua madre, devo dire, siamo sempre stati convinti del fatto che avevamo forse oscuramente capito che in questo tipo di linea orizzontale che si veniva creando, è veramente un po' ridicolo cercare di imporre, addirittura è ridicolo cercare di trasmettere, quindi figuriamoci imporre, no, dei valori che poi non sapevamo manco bene quali fossero. E allora oscuramente, istintivamente ci siamo posti più che altro come una specie di modello, cioè voglio dire, secondo noi lui ci siamo detti senza dircelo, assorbirà quello che vede, assorbirà quello che sente, non avrà bisogno, e la cosa importante è che assorba dei valori primari, senza il che, voglio dire, già elimina una quantità di regole e di controregole. Faccio un esempio per capirci: io credo che Nicola sia diventato un uomo adulto che ha una sua etica, una sua morale, una sua addirittura morale, eppure quando andava a scuola magari faceva sega un giorno sì e un giorno no, voglio dire, no. Anche se poi se l'è sempre miracolosamente cavata, però non mi sembrava così fondamentale, no, che lui avesse un percorso scolastico nitido e perfetto come magari nei desideri dei genitori. Poi alla fine è venuto fuori lo stesso, non so come dire. Poi se vogliamo tornare al discorso di prima che poi tutto questo addirittura arriva al punto che io e lui scriviamo un romanzo insieme, come dicevo prima. Tu chiedevi come funzionava un po' la cosa, se vuoi ti dico in 2 minuti. Ma la cosa ha funzionato intanto che io e lui lavoriamo insieme da quando lui era piccolo. Lui ha sempre visto, quando era bambino, vedeva e sentiva me e sua madre, che scrivevamo insieme sceneggiature, ragionare, inventare storie, raccontare personaggi. E quindi lui è un po' nato, è come il figlio del vasaio che vede
il padre che fa vasi tutti i giorni, lui addirittura il padre e la madre, quindi non poteva, non aveva scampo da questo punto di vista. E quindi quando abbiamo deciso, quando abbiamo sentito questa, veramente, perché c'è stata veramente una specie di urgenza di verità, cioè di raccontare questa storia, allora ci è venuto quasi naturale di metterci lì e di fare come abbiamo fatto, come facevamo con i film, con le serie televisive, eccetera. Cioè, a prima cosa è fare una specie di grande scaletta ferrea da cui... E poi è nata sta cosa un po' miracolosa che uno scriveva una prima stesura, l'altro la riscriveva, la correggeva, lui per lo più ha fatto le prime stesure di una serie di capitoli. Quando io leggevo una frase bella come quella, che credo sia bella come quella che hai letto tu sul settembre, ovviamente mi guardavo bene dal toccarla. Altre volte invece valeva anche il reciproco. Scusami, chi ha scritto quest'altra frase? Ce l'ho qui davanti. Esplode la bomba tremenda della stazione di Bologna. E così scrivono: il boato è un ruggito distante, un borborigmo nella pancia della città. Ma mi sa che questa è una di quelle che ha scritto lui per primo e a cui io forse ho corretto qualche aggettivo. In linea generale, nel gioco dei ruoli, quello che esagera in lirismo sono io. Adesso nel nuovo romanzo che sto scrivendo, questo da solo, ma che parla sempre di padri e figli, tra l'altro, con il mio agente e anche con lui che l'ha letto, c'è tutto un gioco ad abbassarmi, perché io tendo a esagerare. A proposito di questo, quando mi chiedono ma come si fa a scrivere insieme a quattro mani, io credo che sia una cosa bellissima scrivere a quattro mani, perché io sempre ho avuto molta pena sempre della solitudine dello scrittore. Cioè a me l'idea di uno che si mette lì davanti alla pagina bianca o davanti allo schermo del computer e da solo deve decidere se quella parola è giusta, è sbagliata, se quel personaggio sta andando dalla parte giusta o dalla parte sbagliata. È chiaro che se uno è un grande scrittore, benissimo, soffre, fatica, eccetera, e poi tira fuori qualcosa di inimitabile. Ma io non mi considero un grande scrittore, lui forse lo diventerà quando adesso che scriverà un romanzo da solo. Quindi insieme è bellissimo perché c'hai il critico incorporato, no? Built in, no? Che tu fai una cosa e c'hai subito uno che ti dice no, questa è una cazzata, oppure bene, vai avanti così. Ed è bellissimo, è molto più... Non ci sono controindicazioni a questo. L'unica sensazione che ho avuto a un certo punto, all'inizio del romanzo, di qualcosa che bisognava disciplinare, è sulle scene di sesso. Perché lì veniva fuori il fatto che padre e figlio che parlano di sesso, c'era ancora una qualcosa che non girava in maniera, no? E io però, visto che all'inizio non ce n'erano, io a un certo punto ho detto: Nicola, nelle regole del genere, come diceva addirittura no Le Carré, l'altro grande, non mi ricordo, cioè uno dei più grandi scrittori del genere, cioè, tra le varie componenti ci va anche quello. E allora abbiamo trovato un modo che poi corrispondeva in generale a quello che è stata la cosa fondamentale dello scrivere un libro insieme, che è la sobrietà. Cioè, ecco, essere in due, come diceva lui, ti leva tutte le punte liriche, i troppi aggettivi, eccetera, e viene fuori sto stile che io, sarà perché il libro è mio e mi piace, ma trovo bello in qualche modo, trovo non anonimo come uno può pensare, ma più semplicemente sobrio. È molto sobrio ed è una prosa proprio quasi percussiva, direi, no? Percussiva e non priva di una finezza anche psicologica nei ritratti dei personaggi. Una curiosità, quando lui ha detto che si sente più vicino a noi, mi sono sentito più giovane, quindi ti ringrazio di questo, ma
No, una curiosità te la ti chiedo a te, Michele. Mibo, dico, lui ha quell'ansia, mio figlio ha un'ansia di rassicurazione nei miei confronti, che è tipica della sua generazione. Qualche anno fa, lui aveva fatto la terza liceo, era andato a vedere i quadri. Dico, allora Giacomo, come sono andati i quadri? Non c'è problema, papà, sono stato bocciato. Ecco, però mi ha detto non c'è problema. Cioè, questo fatto di dire non c'è problema, qualsiasi cosa, che è una falsa sdrammatizzazione. Ecco, lui non ha quest'ansia di rassicurazione nei tuoi confronti? No, non ce l'ha mai avuta. Come noi non abbiamo mai avuto nessuna ansia di prestazione da parte sua. Vabbè, poi è chiaro che ogni genitore, come dire, no, scarafone è bello a mamma sua, per cui tutti vorrebbero... Però non l'abbiamo mai messo in gioco questo tipo di sentimento, né da parte nostra nei suoi confronti, né da parte sua nei nostri. Anche perché poi particolari problemi non ce ne sono mai stati. No, comunque questa cosa, la loro collaborazione, mi sembra bellissima e ti dico la verità, un po' ve la invidio, nel senso che mio figlio, da quando io ho iniziato a scrivere libri, lui non legge più libri, ecco. Quindi no, vabbè, ma capita, magari i libri li incontrerà nella vita più tardi, più in là, ecco, non mi sono rassegnato. Allora, Silvia, diciamo, lui ha detto ogni figlio è scarafone. A me sembra un buon tema questo che ti voglio sottoporre, perché? Perché... sempre sfogliando, io uso la Divina Commedia come alcuni usano l'I King, il libro di I King, che tirano i dadi, aprono e trovano una risposta. Io ogni tanto apro la Divina Commedia e trovo una risposta a un quesito, io la uso così, ecco. L'altro giorno, pensando a questo dibattito, ho aperto la Divina Commedia, Paradiso, c'è una scena in cui Dante incontra quelli che, siccome hanno amato troppo i loro figli, sì, stanno in paradiso, ma un grado di beatitudine lievemente inferiore. Perché? Perché è bello, è sano amare i propri figli, ma se uno ama i propri figli come ama Dio, cioè come una specie di un amore assoluto, beh, forse un piccolo squilibrio c'è. Allora, questa potrebbe essere la domanda per te, ma io te lo dico, io amo mio figlio pure di un amore assoluto, però mi rendo conto che potrebbe essere una forma di quasi di idolatria, nel senso che in questa epoca post-ideologica, post-tutto, in cui non ci sono più le ideologie, i valori, i figli possono diventare una specie di grande risarcimento, no? Un grande risarcimento psicologico, l'unico valore superstite. E ripeto, questo, che originariamente è una cosa bellissima, ma può anche creare qualche squilibrio, perché può anche generare situazioni in cui appunto vengono fuori dei figli super protetti, super viziati, super coccolati. Ecco, il rischio di questo squilibrio nell'amore per i figli, tu lo senti? No, e poi mi fa orrore questa cosa di quello che è un po' meno beato perché ha amato troppo i figli, no, una roba terribile. No, mentre parlavi pensavo a questa cosa che comunque, avendo anche lavorato un po' appunto sui temi delle donne, sui cambiamenti del corpo delle donne, della gestione appunto di alcune cose, sappiamo benissimo che adesso si fanno meno figli, e ci sono meno aborti, per fortuna c'è molta meno mortalità infantile rispetto a epoche pure vicine, parlo anche solo degli anni 50, quindi i figli sono di meno e io la intendo più così, questa cura e questa protezione, questa dedizione verso i figli, che non come risarcimento per qualcos'altro. Quindi non ti seguo ancora una volta su questo, no, non ti seguo nel senso che se ne fanno sempre meno di figli, si fanno sempre più tardi, quindi probabilmente con uno sguardo e con una ecco, sì, forse questo è un equilibrio diverso dato dall'età, dall'esperienza e dall'aver fatto già dall'aver avuto una vita
precedente, dove magari invece degli altri diciamo traguardi, realizzazioni si suppone siano già stati raggiunti. So, mia madre ha avuto i figli molto presto rispetto all'età in cui le donne hanno adesso i figli, quindi davvero questo è un altro pezzo di cambiamento che ci riguarda, con cui dobbiamo confrontarci. No, è giusto, io dicevo solo che appunto percepire i figli come risarcimento poi è una cosa che soprattutto pagano loro. Ecco, questo era un po' il senso della domanda.